Dai, senatore. Grazie Presidente. Governo, onorevoli colleghi, è con un po' di imbarazzo e un po' di emozione che mi appresto a fare questo intervento, perché la persona che si è tolta la vita ieri abitava a 3,5 chilometri da dove abitavo io e quindi frequentava le stesse zone, aveva le stesse problematiche, le stesse speranze e quindi aveva molto in comune con me. Nonostante questo però credo che il nostro sia anche un dovere morale di andare avanti, non tanto e non solo evidentemente per chi non c'è più, ma anche e soprattutto per chi c'è ancora e ancora spera che si possa risolvere questo problema. Il Presidente Conte, che purtroppo non è in aula, nonostante abbia dichiarato più volte che avrebbe tenuto per sé la delega per il terremoto, a mio avviso ha avuto una fortuna che non capita a tutti nella vita. Ha avuto una seconda opportunità, perché nonostante il ruolo propositivo della Lega nel governo Conte 1, che ha fatto sì che si sia riusciti ad arrivare a numerosi provvedimenti a favore delle popolazioni terremotate, non si è comunque riusciti ad essere risolutivi, non si è riusciti a dare quella svolta nella gestione del terremoto, quel cambio di marcia che tutti auspicavano e quindi non si è riusciti purtroppo a rappresentare quella differenza che invece molti auspicavano. Io ritengo però che questa fortuna, questa seconda opportunità che il Presidente Conte ha avuto, la stia miseramente sprecando. Quello che avrei voluto capire però è: la sta sprecando per malafede o la sta sprecando per incapacità? Perché la mia convinzione è che purtroppo si tratti di questa seconda possibilità. Io credo che il Presidente Conte non sia stato capace di comprendere le esigenze legate a questo terremoto e non sia stato capace di adottare provvedimenti conseguenti. Siccome capisco che è una dichiarazione importante, dura da fare nei confronti di un Presidente del Consiglio dei Ministri, quindi accusare di incapacità il Presidente del Consiglio dei Ministri è una dichiarazione che deve essere suffragata, a testimonianza di quello che ho appena detto, porto l'ordinanza 614 del Capo Dipartimento della Protezione Civile, che nella sua intestazione dice chiaramente Presidenza del Consiglio dei Ministri. Quindi anche se il Presidente Conte non si fosse autoattribuita la competenza del terremoto, comunque questo atto sarebbe ricaduto per intero nella sua responsabilità. Andiamo a vedere allora cosa prevede questo atto. Il nostro Presidente del Consiglio dei Ministri è un professore, è un docente, è un autoproclamato avvocato del popolo, quindi si presuppone che dovrebbe conoscere meglio di chiunque altro quelli che sono alcuni dei nostri fondamenti del nostro sistema giuridico, quindi alcuni dei principi del nostro ordinamento giuridico. Tra questi principi c'è la non retroattività della norma e c'è la certezza del diritto. Con questo provvedimento il Presidente Conte viola entrambi questi provvedimenti, perché modificando una disciplina del CAS, quando la precedente disciplina aveva portato a decisioni da parte di molti dei destinatari, non solo appunto viola il principio della certezza del diritto, ma sostanzialmente ha anche effetti retroattivi, perché chi ad esempio aveva acquistato un'abitazione perché la precedente ordinanza lo consentiva contraendo impegni ricorrenti come un mutuo, vedere che adesso gli si cambia la disciplina evidentemente ha conseguenze che possiamo considerare retroattive. Questa ordinanza però ha anche conseguenze, ha anche valenze in ambito tecnico, perché va a disciplinare quella che è appunto il contributo di autonoma sistemazione per chi deve fare l'intervento di recupero sulla propria abitazione. L'ordinanza prevede un tempo massimo di elargizione del CAS, tempo massimo però
che è inferiore a quello che tecnicamente sarà necessario per la ricostruzione dell'abitazione che invece ha generato il diritto. Quindi se i tecnici dicono che potrebbero volerci anche 40 mesi, come fa il Presidente Conte a prevedere il pagamento per 20 mesi? Il capolavoro però lo fa in termini economici. Il CAS fu sollecitato da tutti i soggetti interessati alla ricostruzione, quindi in primis il capo dipartimento della protezione civile di allora, poi i presidenti delle regioni, poi i sindaci, perché immediatamente si capì che le SAE, le soluzioni abitative di emergenza, sarebbero costate enormemente di più di un CAS pagato anche per 10 anni, mediamente il triplo, senza tenere conto dei costi dell'occupazione dei terreni dove venivano fatte le SAE, senza tenere conto dei costi della riduzione in pristino e senza tenere conto dell'impatto ambientale delle SAE, perché è evidente che in zone montane di particolare pregio all'interno di parchi nazionali edificare ettari ed ettari per costruire le SAE già da solo sarebbe stato motivo sufficiente per preferire il CAS. Con la nuova disciplina, quindi, non solo si tradisce quel patto che si era fatto con lo Stato, non solo si tradisce quell'accordo implicito che era stato sottoscritto con i beneficiari del CAS, ma si pone in essere un'operazione che economicamente parlando è contro sia i percettori che contro lo Stato, perché in Italia le emergenze di questo tipo purtroppo si susseguono con una certa regolarità. La prossima volta, quindi, quando si tratterà di scegliere tra CAS e SAE, tutti sceglieranno le SAE per questo tradimento e lo Stato dovrà spendere minimo il triplo di quello che sarebbe stato. L'ultimo aspetto che voglio evidenziare, la sperequazione creata tra chi appunto aveva fatto questa scelta e aveva deciso o deciderà di acquistare un'abitazione. Quindi chi ha comprato una casa 3 mesi fa perde tutto, chi lo farà tra 3 mesi avrà un contributo di 3 anni. Quindi vorrei chiedere alla rappresentante del governo adesso, ma da un punto di vista di equità, di giustizia, qual è la ratio di questa misura? Perché chi fidandosi dello Stato ha deciso 3 mesi fa viene penalizzato e chi lo farà tra 3 mesi avrà un trattamento completamente diverso? Perché, sottosegretario? Magari dopo avrà occasione di parlarcene meglio. Dicevo che questo provvedimento ha anche qualche piccolo aspetto positivo, ad esempio nella riduzione dell'IRPEF da restituire, che è il motivo per cui la Lega alla Camera si era astenuta, cosa che avremmo fatto anche qui se non fosse stata posta la fiducia. Noi la fiducia al Presidente Conte non la diamo, perché non abbiamo una fiducia da dargli per tutte le motivazioni che ho poc'anzi esposto, e quindi saremo costretti a votare contro. Voteremo contro, purtroppo, pur sapendo che, anche se poco, qualcosa c'era. Ma come ho detto prima, purtroppo è molto di più quello che non c'è e soprattutto sono molti di più gli aspetti problematici che questo decreto introduce. Mutuo le parole dell'ingegner Spuri, responsabile dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Marche. Ha detto testualmente che seppur poco, qualcosa era stato fatto. Ed è vero, prima ad esempio riportavo il dato sulle opere pubbliche dicendo che è stato ricostruito l'1% per valore delle opere pubbliche. Quel poco adesso rischia di fermarsi completamente, perché ogni volta che si adotta un provvedimento ne consegue la necessità di adeguare il resto della normativa. Quindi a seguito di questo decreto le ordinanze, anche le ordinanze, dovranno essere cambiate. Non è accettabile il ragionamento che ha fatto la maggioranza sostenendo che non è nel primo né nell'ultimo provvedimento, perché ogni volta che si adotta un nuovo provvedimento la necessità di adeguare la procedura allo stesso fa perdere mesi. Quindi non è accettabile che si dica che dopo aver perso mesi
per i provvedimenti precedenti, se ne perderanno mesi per questo e poi ne perderemo ancora per il prossimo. La Lega aveva... La prego di concludere, già oltre abbondantemente il tempo. Sì, Presidente. Concluda. La Lega, con spirito propositivo, già in Commissione aveva fatto delle proposte di puro buonsenso che non avrebbero avuto altra conseguenza se non migliorare questo provvedimento. Con quel senso di responsabilità, spirito di collaborazione e con la volontà che ci ha sempre contraddistinto, noi esprimiamo tutto il nostro rammarico per non aver potuto contribuire attivamente al miglioramento di questo decreto. Grazie. Senatore Pagano, ha facoltà di intervenire.